Bene, allora vi abbiamo fatto vedere il buongiorno a tutti, grazie per aver accettato l'invito. Vi abbiamo fatto vedere con i miei colleghi quello che sarà il simbolo con il quale ci presenteremo alle elezioni del 25 di settembre. È il simbolo che porta naturalmente i colori di Forza Italia, il nome del nostro leader Silvio Berlusconi, ma è stato aggiunto Partito Popolare Europeo. Questo perché in accordo con la famiglia popolare abbiamo deciso di ribadire che a questa campagna elettorale c'è una presenza forte di un'anima cristiana, democratica, liberale, riformista, garantista, che fa esplicito riferimento ai valori del popolarismo europeo. In una delle ultime riunioni della presidenza del Partito Popolare Europeo è stato deciso che i partiti che si presentano alle elezioni nei diversi paesi che rappresentano e che sono parte della famiglia del Partito Popolare Europeo metteranno il nome o il simbolo del Partito Popolare Europeo nel simbolo elettorale. E così abbiamo fatto noi. Ne ho parlato con Manfred Weber, che è il presidente del partito. Io, sapete, sono vicepresidente del Partito Popolare Europeo e il presidente Berlusconi ha deciso fortemente di inserire queste tre parole nel simbolo, che hanno un significato politico importante, perché, ripeto, si tratta della nostra scelta europeista, del nostro essere legati ad una tradizione, che è quella di De Gasperi, Schumann, Adenauer, di essere parte della famiglia che ha la maggioranza relativa nel Parlamento europeo, che svolge un ruolo fondamentale, è stata protagonista anche della decisione di invertire la rotta in Europa, passando da una visione rigorista ad una visione solidale con il recovery.